Brutta debacle per il Crotone che perde lo scontro diretto con la SPAL. La partita delle 12.30, una brutta sconfitta che è pesante non per il punteggio ma soprattutto per il morale, per il proseguo del campionato, mentre dal canto suo la SPAL ottiene tre punti fondamentali per continuare la corsa alla salvezza. Una gara che all'inizio è stata molto equilibrata, giocata anche benino da entrambe le formazioni. Il Crotone però non è quasi mai riuscito a creare dei grossi pericoli alla porta di Marella. La prima occasione infatti è della SPAL al 30° con un inserimento centrale di Grassi ben trovato da Schiattarella e Cordas che respinge a 2x2. 7 minuti dopo il vantaggio della formazione ospite, una discesa sulla destra di Lazzari incontenibile, quest'oggi il numero 29 della SPAL, cross basso per Antenucci che di prima fulmina Cordas per il vantaggio appunto degli ospiti. Il primo tempo finisce così, nella ripresa il Crotone riesce a trovare subito il pari al 50°, forse la prima bella azione della gara conclusa con la sponda di Budimir per il destro di Barberis sul palo e poi sulla respinta lo stesso Budimir trova il punto 2 1-1, ma dura veramente pochissimo la gioia del pari perché sul capovolgimento di fronte la SPAL trova il nuovo vantaggio, ancora l'ennesimo gol subito da calcio piazzato, una punizione sulla tre quarti di testa Simic, il difensore che sostituiva oggi lo squalificato Felipe. Gol del 2-1, colpo di testa sul secondo palo, forse con alcune responsabilità di Cordaz, questo va sicuramente visto. Il Crotone subisce un po' il colpo, non riesce a riorganizzarsi, anzi poi la SPAL a trovare il terzo gol che chiude virtualmente la partita al 60°, Paloschi. Con un po' di fortuna dobbiamo dire, conclusione di Kurtic ribattuta da Barberis o quantomeno deviata da Barberis, Paloschi praticamente a 2x2 con Cordaz, tutto solo, non può fare altro che siglare la rete dell'1-3. Dopodiché girandola di cambi dentro Trotta, Simic e Faraoni, confusione però nel Crotone, non riesce a portare pericoli dalla parte di Meret, tanta confusione, un po' di volontà, il gol che arriva soltanto all'86°, ancora con Budimir, bello il cross di Faraoni per il colpo di testa del croato, poi nel finale arrembaggio dei rossoblù ma nessuna occasione, nessun brivido per la porta difesa da Meret. SPAL che dobbiamo dire vince meritatamente, un Crotone brutto che adesso è totalmente in che riapre totalmente il discorso salvezza. Io mi prendo la responsabilità delle mie scelte perché certi giocatori non hanno reso come avrebbero dovuto e avrei dovuto valutare meglio quelle che erano le situazioni settimanali. Ripeto, sono tornato a giocare con un 11 che ci aveva dato molte soddisfazioni sotto tutti i punti di vista e abbiamo anche ritrovato finalmente Budimir che si è sbloccato, però certe cose non sono venute come mi aspettavo che venissero e quindi la colpa non è sicuramente dei giocatori ma è di chi li mette in campo e di come li mette in campo. No, la responsabilità è mia, non c'entra nulla chi era in campo. Io per esempio posso dirle una cosa, che quando fai il gol del 3-2 hai ancora 5 minuti più recupero, praticamente 9 minuti, e fai delle scelte singole senza andare a cercare le situazioni che crei. Prima del gol del 3-2 avevo chiesto ai due centrali difensivi di non buttare la palla loro dentro ma di aprire il gioco, di andare a cercare le due punte con cross dagli esterni, abbiamo pure fatto gol. Poi ti viene la foga, ti viene il fatto che il tempo passa e cerchi delle soluzioni personali che non sono assolutamente logiche, e anche se vogliamo vedere, come ho detto prima a lui, il terzo gol non ha una logica, ferisco esattamente a questo, ma quando un giocatore fa una scelta è sempre l'allenatore che gli dà le opzioni di farle. E quindi se io non mi spiego bene, non insisto bene su alcuni concetti da quella posizione, manca un minuto alla fine, siamo in 8 in area di rigore, dobbiamo cercare una mischia, dobbiamo cercare qualcosa, se giochiamo la palla laterale vuol dire che non mi sono spiegato bene io. Io penso che all'inizio eravamo tutti convinti di poter fare una buona partita. Purtroppo, come ho detto, determinate scelte che ho fatto non sono state... non mi hanno ripagato di quello che pensavo che potessero darmi, ma avevo pensato che finalmente, avendo tutti a disposizione o quasi, quelli che avevano iniziato il girone di ritorno giocando in una certa maniera potevano darci delle soddisfazioni differenti. L'unico dubbio che avevo era tra Trotta e Budimir, ma penso di non aver lì, non credo di aver, anzi ci ho anche azzeccato per dire, volendo.
Mister, ma il secondo gol invece non la fa arrabbiare? Difesa schierata, palla punizione dalla tre quarti, ennesimo preso, gol preso da calciato fermo. Sì, ti fa arrabbiare soprattutto perché avevi appena fatto l'1-1 ed eri in una condizione psicologica per poter fare una 30 minuti e passa in una maniera differente. Appena ti sei organizzato hai preso subito gol, subito dopo prendi l'altro, e quindi rimontare due gol diventa anche abbastanza complicato. Però poi loro hanno fatto qualcosa per cercare di rimediare la partita. Dei singoli, scusi, ma non parlo, o parlo solo in maniera positiva, perché poi quello che io ho detto all'interno dello spogliatoio resterà all'interno dello spogliatoio. Quello che ho visto lo valuterò in settimana con lo staff tecnico per la prossima partita. È chiaro che quando le ho detto all'inizio che la responsabilità è mia perché determinate scelte le ho fatte io, rientra in questo come si dice, in questa disamina che ha fatto lei. Il fatto di non aver messo la gamba, no, questo no, però ripeto, quando la squadra non si esprime al meglio e qualcuno non gioca bene, c'è sempre uno che li mette in campo, e quello sono io. Quindi io mi piglio la responsabilità di questa sconfitta, di queste cose, quindi le critiche vengono fatte a me, e quello che io devo dire lo dico all'interno dello spogliatoio. Mi dispiace solo che credo di essere stato io in conferenza stampa venerdì a dire esattamente che anche se avessimo fatto un buon risultato, questa, dopo le prossime tre partite erano tre partite complicate, quindi mi sono auto ammazzato praticamente. Non lo dirò più. E la seconda cosa, scusa ma la voce mi sta andando via, e la seconda cosa è che, come ho detto di là in televisione, probabilmente la cosa tra virgolette positiva di questa situazione è proprio quella che quando il Crotone ha il fiato del collo degli altri riesce a ritrovare quel suo DNA, quella sua cattiveria, che probabilmente un po' di benessere ha tolto. Credo che nel primo tempo la Spal abbia giocato meglio e abbia anche meritato il vantaggio, e su questo penso che siamo tutti assolutamente d'accordo. Nel secondo tempo invece avevo visto un Crotone che era ripartito con grande determinazione, che aveva immediatamente rimediato la partita, e da quel momento lì si poteva avere uno svolgimento differente. Il gol subito immediatamente dopo il gol del pareggio, ma soprattutto quello immediatamente successivo al gol su punizione, non è stata un'azione che ti ha tagliato fuori, che hanno fatto in una maniera, non lo so, giocando perfettamente. Siamo stati noi che abbiamo servito un giocatore in area di rigore libero tranquillamente di poter fare il 3-1, e quindi lì abbiamo avuto anche una reazione nervosa, ma una reazione che comunque ha portato a qualcosa. Nel secondo tempo non mi ricordo di aver avuto problemi o patemi come nel primo tempo, quindi ci sono state due situazioni differenti. Poi il calendario ognuno lo vede alla propria maniera e lo valuta per la propria squadra e per la propria situazione. Se l'allenatore della Spal dice che per lui questa situazione, i quattro punti, erano figli del calendario, non lo so, è una sua idea, ma non la commento. Faraone Samperisi è una delle scelte che, come ho detto a lui all'inizio, con la prima domanda che mi ha fatto, pensavo che tornando all'11 che aveva fatto tanto bene all'inizio poteva essere una logica di una continuità. Sì, abbiamo fatto una grande prestazione, quindi faccio le elogi veramente al gruppo e ragazzi che sono orgoglioso di allenare, che sicuramente oggi venire qui a fare questo tipo di partita non era così semplice, dopo un percorso un po' particolare dove avevamo affrontato alcune grandi squadre e eravamo usciti sconfitti, quindi fare una prestazione del genere contro una squadra come il Crotone in un campo così difficile veramente, e devo complimentarmi veramente al mio gruppo perché ha fatto una cosa eccezionale. Di questo siamo molto soddisfatti. Come diceva lei, abbiamo ricreato quei presupposti che fino a qualche partita fa non c'erano mai mancati, cioè creare, giocare, la mentalità
che in questi anni sono riuscito insieme al mio staff, ma soprattutto per le qualità dei miei giocatori, a infondere in questo tipo di gruppo. E siamo tornati a giocare alle due punte, che sicuramente è un aspetto importante, ma soprattutto ho visto da parte dei giocatori una forza, una determinazione che veramente ci deve dare, gli deve dare quella fiducia che magari in qualche momento forse ci era venuto meno. Invece complimenti veramente, andiamo avanti sicuramente più fiduciosi di prima. Per quanto riguarda la posizione in classifica, non sono molto abituato a stare negli ultimi anni a stare dietro, anzi sono abituato a stare davanti e preferisco stare avanti. Credo sia una posizione di vantaggio avere qualche punto in più, però sicuramente oggi si è visto la SPAL che crede in quello che fa, soprattutto i ragazzi riescono a esprimere quelle che sono le loro qualità. Anche oggi esce su un campo dei giocatori che forse qualcuno nemmeno pensava. Ho grande fiducia in questo gruppo, l'ho sempre dimostrato, non lasciando nessuno indietro. I giocatori cominciano a capirlo, che per me non ci sono 11 titolari, ma ci sono 23 giocatori che a seconda delle partite o delle domeniche possono essere utili, e così faccio. Questa deve tornare ad essere quella era la nostra forza, in questi anni abbiamo fatto in precedenza, e sono convinto attraverso quelle qualità che i ragazzi hanno dimostrato anche oggi che ci possiamo togliere delle giuste soddisfazioni, ma soprattutto possiamo arrivare a quello, il nostro obiettivo. Passo falso per la Meta Carpenteria Rarinantes Crotone, che dopo 4 vittorie consecutive cade in casa per mano del Cusanime Messina. Una partita interpretata male dai crotonesi, già sotto 4-1 nel primo tempo e condizionata poi dall'espulsione dell'uomo più talentuoso, René Bezic. Ma Francesco Arcuri, allenatore della Rarinantes, non vuole scuse, si assume tutte le responsabilità per questa battuta d'arresto, che comunque non pregiudica ciò che di buono è stato fatto finora. Assolutamente non mi piace parlare di arbitraggio. Il problema è che invece io ho detto la stessa cosa ai ragazzi, ma non per questo tipo di arbitro in particolare. In generale la regola è quella: l'arbitro non esiste, l'arbitro può sbagliare, può fare bene come sbagliamo e facciamo bene noi, giocatori, allenatori, dirigenti e tutti quanti. Me ne assumo completamente la responsabilità, perché evidentemente non sono stato capace di far stare tranquilli i ragazzi, di far capire, nonostante l'avessimo detto più volte fino a qualche secondo prima dell'inizio della partita, che sarebbe andata così se ci fossimo fatti prendere dal nervosismo, dal parlare con l'arbitro, dal lottare con l'arbitro. Ma l'arbitro è fuori dall'acqua, noi abbiamo un avversario in acqua a cui badare, invece abbiamo badato più a quello che stava fuori, non a quello che c'era dentro. Dunque è una squadra che deve crescere soprattutto mentalmente, provando a restare sempre in partita e soprattutto non lasciandosi andare a facili nervosismi. Tra squalifiche ed infortuni, infatti, si affronterà la trasferta di Napoli con molte difficoltà. Assolutamente cercheremo di prenderci questo pugno, ce lo prendiamo tutto, per ripartire più forte di prima. Da ogni sconfitta, almeno io personalmente, la squadra solitamente mi ha sempre seguito, in questo ripartiamo più forti, quindi analizzeremo tutti gli errori, sia tecnici e soprattutto quello che dicevo prima, disciplinari, di testa, e perché rimetteremo insieme i pezzi, perché purtroppo queste sono partite che quando sale il livello alla fine se ne esce giù nel risultato, se ne esce con infortuni, se ne esce con cartellini rossi, e infatti alla fine così è stato. Quindi cercheremo di rimettere i pezzi tutti al proprio posto prima possibile, per affrontare la prossima meglio sicuramente di questa e ripartire il nostro cammino, che ancora è lunghissimo, perché oggi per noi era solo la quinta, non era nessuno finale, nessuno aveva messo una Coppa Campioni su questa partita. No, neanche io mi aspettavo una vittoria così larga, ma chiaramente ero convinto di fare bene, perché avevamo preparato la partita nei dettagli, la squadra era molto preparata e oggettivamente abbiamo dimostrato di essere più forti, e ribadendo quello che è il nostro obiettivo, che voglio dire è ancora molto lontano, perché oggi è stato, come ho detto prima della partita, semplicemente un passaggio e nulla di più. Il campionato è molto lungo sia per noi che per il Crotone, per cui ancora tutto può succedere.
Beh, guardi, chiaramente l'espulsione di Bezic per proteste ci ha agevolato, perché Bezic è un campione per questa categoria, però è chiaro che non entro in merito alle decisioni arbitrali. Per quello che ho visto, ho sentito delle proteste reiterate e è andato via, ecco, non posso commentare più di questo. Non penso sia stato un problema arbitrale, già sul primo tempo vincevamo 4-1 con tutti gli effettivi in campo, penso che oggi oggettivamente siamo stati superiori al Crotone, tutto qui. Ah, io ritengo che noi a Crotone diremo la nostra e sono certo che, ripeto, non è finita qui, il campione è troppo lungo, speriamo, vi auguro insomma di trovarci insieme in Serie A, quest'anno la formula lo prevede, per cui ben venga tutto questo.